Soffro di sindrome di Ehlers-Danlos, scoperta poco tempo fa, dopo che già da anni soffrivo di dolori atroci alla schiena, ma da 2 anni ho cominciato a sentire dolori quasi invalidanti. Beh, il mio dolore non lo può capire nessuno perché è invisibile, ma non è un semplice solo dolore, è qualcosa di cronico, 24 ore su 24 che mi ammazza.
Ciò che sento è rappresentato benissimo da questa immagine. Ecco perché l'ho scelta. Questo disegno l'ho creato io. Dove i colori si accavallano, provo più dolore. Anche se ultimamente sto così male che avrei dovuto usare solo il nero. I miei dolori sono così diffusi che dovrei fare il bagno dentro un bidone di vernice. A parte gli scherzi, non riuscirei da sola a dipingermi, perché i dolori più intensi sono localizzati proprio dietro la schiena, il collo e le spalle. Ho scelto di non dipingermi, perché non c'è un punto che non mi faccia male. Ho dolore acuto alla zona pelvica, alla schiena, alle gambe, persino agli occhi. Solo le guance non mi fanno male. Purtroppo non riesco a dipingermi. Potrei mostrarvi una foto in costume, ma sembrerei sanissima. È il mio piede che racconta tutta la mia sofferenza. Le spalle, durante il giorno e la notte, vorrei amputarle. Le mani dolgono a qualunque movimento. Le clavicole, il rachide, il torace sono da dolore mozzafiato. Le gambe non reggono lo sforzo e quando subentra il dolore sordo e acuto al sacro che si irradia ad esse, è un disastro. Non ho sensibilità esterna cutanea, ma sento molto dal sottocute verso l'interno. E anche solo un prelievo del sangue mi fa molto male anche rispetto a anni fa. La collagenopatia dall'età di 19 anni, con artrosi precoce e la corrosione della testa del femore, stanno notevolmente modificando la mia vita. Ci sarebbero molti altri sintomi invalidanti, ma già queste poche nozioni spero possano far comprendere il dolore che provo, invisibile, ma dannatamente reale. Questo è il mio quadro. Rappresenta me. È il dolore che mi imprigiona, anche se io cerco di liberarmi con la forza e il coraggio per non soccombere. Un corpo ferito, inchiodato da mille croci, viene accarezzato da una farfalla di speranza. Una creatura, essa, che vive solo pochi giorni, ma che ci ricorda che bisogna nutrirsi del nettare vitale che la vita, natura, offre. Anche se breve, la vita va vissuta, ogni giorno, come fosse l'ultimo.